Per quello che riguarda invece il latino, esso è una lingua viva, perché è la lingua della Chiesa. Il tradimento di una Chiesa che ha smesso il latino, che era più che l'esperanto, oggi è rappresentato da nostalgici come Monsignor Sciacca, che mi scrive in latino anche dediche e messaggi. E la Chiesa che, nonostante Benedetto XVI, ha rinunciato, addirittura ha cacciato alcuni preti che recitavano la messa in latino, è una Chiesa che cerca vanamente un dialogo che non è legato alla dimensione ieratica del rapporto con Dio. Punto essenziale di Papa Ratzinger è la prefazione a un libro Rivolti a Dio, dove spiega che quella mensa con cui tu ti metti a dialogare con i fedeli non è una forma di migliore comunicazione, perché il pastore era il primo rivolto a Dio ed era la guida, e quando tu cambi gli altari, gli smonti, smantelli bellissime architetture per fare quei cessi di altari che sembrano delle tavole, fai un atto che è contro il rapporto con Dio. Quindi che la Chiesa abbia perduto la sua lingua fa sì che oggi abbiamo molti valori che sono caduti, al di là del fatto che uno sia o meno cristiano, ma quel mondo latino è vissuto fino al Concilio Vaticano II, perdendo un'integrità di comunicazione che rendeva il latino una lingua universale, un vero esperanto religioso. Per cui condivido le cose che abbiamo sentito e che Gardini dice con molta lucidità, ma io ritengo che potrebbe perfino essere parlata, e consiglio lui, come io faccio, di dialogare con Monsignor Sciacca, vescovo titolare di fondi, che continua, anche per una qualche volontà polemica in fondo con il mondo di una Chiesa devastata, in cui questo Papa è forte soltanto perché ha delle idee semplici, ma uccidere il latino è stato, credo, un delitto per quell'ultima sostanza di resistenza che era la Chiesa.